Ciao e benvenuti a un nuovo video. Avevo detto in un video passato di non conoscere il marchio Revolution. Eh sì, l'avevo detto. Ebbene, mi hanno contattato e mi hanno detto: ma vuoi provare alcuni prodotti? Ovvio che sì. E mi hanno mandato questo set che io sinceramente l'ho cercato online ma non l'ho trovato, quindi non so se si vede nei negozi fisici Revolution, ma ce ne sono? Non lo so. Oppure se è una cosa particolare. You Are The Revolution di Revolution Makeup, e l'ho aperto perché è un cassetto. L'ho visto, come ora lo vedete voi, e ho detto: ok, facciamoci un video così lo vediamo assieme. Dunque, non so il prezzo di questi prodotti ed è, non è, sinceramente il valore reale non lo so. Ho visto che sono full size comunque, ma ve l'avevano già detto. Ed è, so che è un marchio comunque low cost. Questa è la linea Revolution classica. Si può trovare anche, io la trovavo anche a Coin o Upim, uno di due non mi ricordo perché tanto che non ci vado. Ed è, alcuni di questi prodotti sono anche contenuti nel calendario dell'avvento, quindi ho tenuto la scritta Christmas Time perché questo è Natale. È Natale senza essere Natale, quindi io direi di aprire il cassetto delle meraviglie, tirarmi su le maniche per non macchiare, perché qui secondo me di swatch ce ne saranno, ed iniziare. Allora, vedendolo così, vedo tante palette e tanti altri prodotti. Cosa facciamo? Partiamo prima dalle palette o dagli altri prodotti? Partiamo prima dagli altri prodotti, perché così tolgo questo, che è il Luminous Fixing Spray. Ah, ecco, 100 ml, e vedete anche voi che ha le stelline tipo natalizie, quindi immagino che questo fosse dentro il calendario dell'avvento. Ma ed è, allora a questo punto sono i prodotti rimasti nel calendario dell'avvento? Non lo so, ma questo lo proviamo. I Fixing Spray normalmente mi piacciono molto. Scusate, ma io devo frugare un attimo qua dentro. Pennelli? Abbastanza grandini, tipo la dimensione quelle di Essence, uno per ombretto e uno per sfumatura sembrano. Ma che carini! Vediamo, non li ho mai provati, sembrano abbastanza morbidi e per adesso non perdono setole. Proveremo, ma è proprio set di meraviglie questo. E poi andiamo avanti, vedo, eccola qua, una cipria, che secondo me anche questa era il calendario. 6,5 grammi, una cipria trasparente in polvere libera, in polvere compatta, scusate. E questo è un illuminante molto carino, anche questo secondo me era nel calendario. Bella la scritta R, vediamo quanto è illuminante, molto illuminante. Wow! Mi sa che devo prendere fuori le salviettine per pulirci. E oltretutto sto usando queste di Sephora, molto valide, molto valide. Andiamo avanti con i prodotti che non sono palette. E cosa vedo qui? Questo Ultimate Eyebrow. Ah, base per ombretto. Sarò curiosa di sapere da voi, ragazze, se voi usate il marchio Revolution, se l'avete provato e come vi trovate. Scusate, ma la base per ombretto è colorata questa. Ma siamo sicuri? E i primer? Ah, medium. Ecco perché è colorata. Molto sticky. Quindi diciamo che fa aderire bene gli ombretti. E ha una colorazione media. Poi abbiamo. Ma l'ho sentito un rumore. Iniziamo a pulirci un pochettino, eh? Ditemi voi se vi preferite i video con gli swatch dei prodotti o quelli senza e ve li mostro e basta, perché così so come regolarmi. Direi che sono tre gloss. Non so se hanno un numero, un colore, qualcosa. 2,5 ml. Non capisco se hanno un codice, un
Io vi dico il codice, però non so se è questo, ad esempio SD174A può essere questo. Comunque vedo un opaco e due con i brillantini. Partiamo dall'opaco. Ah, è proprio un gloss gloss, che non amo i gloss io, però. Ok. Poi andiamo con questi con i brillantini. Questo, bello questo, trasparente con i brillantini, con un po' di parte rosata. Vanno bene come top coat per i rossetti. E questo invece è trasparente classico, più freddo come colore. In fotocamera cambia poco, proprio poco. Vedete, questo che è più rosato e questo che è più freddo. Va bene come top coat per i rossetti questi. Ci sta. Uno un po' più rosato e uno neutro. Poi, ultimi due prodotti che non sono palette, vedo due rossetti. Bello il fatto che abbiano il disegno delle labbra. Vediamo un po'. Questo è Seduction. Che bello. Bello, nude, e questo sarà il classico rosso. Non so se uno dei due, questo è Renegade, non so se uno dei due per caso era nel calendario dell'avvento, spero rosso, che però è un rosso, non è rosso, è un rosso freddo, è più un granato, ecco. E adesso ripuliamoci di nuovo e andiamo alle palette. Anche perché vorrei capire anch'io come funzionano queste palette. Allora, io qua vedo. Ok. Quindi tutte queste erano nel canale dell'avvento, perché erano tutte con il disegnino del. Non so. Non lo so. Allora, questa è la palette di ombretti. Reloaded. Reloaded, scritto. Poi abbiamo anche questa. Ah, questa è Spotlight, mentre questa è Smoky. Molto belle. E poi vediamo la differenza con questa. Questa è Bronze and Contour Palette, quindi una palette viso. E poi ne abbiamo due a quad per ombretti. Quindi Golden Sage e Red Sky and Night. Belle queste, per ombretti? Sì. E poi c'è l'asterischino, devo leggermelo anche qui. No, qua no. È in queste qui. C'è l'asterischino che ti dicono quali sono i pigmenti pressati. Ok, allora, partiamo. Io direi di partire con quella viso. Mi dice pigmenti pressati? No. Bene. Quindi andiamo a vederla. Questa deve essere una palette di. No, scusate. Bronzer and Contour Palette non è solo di bronzer questa. Sopra bronzer e poi illuminanti. Andiamo, vabbè. Probabilmente sono. Sapete che non è neanche male? E sotto abbiamo gli illuminanti. Uno più dorato, uno più. Voglio vedere questo. Alcuni sono molto più cremosi di altri e si vede anche da come lasciano l'impronta. Secondo me questa palette era nel calendario dell'avvento perché sono tutti dei colori molto dorati. Molto dorati, belli. Pigmentati in tutto, molto dorati. Non credo che possano stare bene a tutti, a me alcuni colori e basta, però diciamo che c'è una buona scelta colori, sicuramente. Ma andiamo ai quad di ombretti, che sono quelli che mi attirano di più. Allora, ne abbiamo due.
Golden Sage e Red Sky at Night. Partiamo col Golden Sage, che non riusciamo mai ad aprire perché ho le mani bagnate. Ok, che è fatto così. Di cui, aspettate, ve la metto così perché dice che il 2 e il 3, quindi 1, 2, 3, 4, il 2 e il 3, ma no, secondo me 1, 1, 2, 3, 4, quindi quelli con i glitter sono pigmenti pressati. Secondo me questo disegno va al contrario, quindi se qua vediamo sinistra 1 è quello corrispondente di là, non che va. È fatta un po' male, però ok, questi pigmenti pressati, vediamo. Questo qui è molto polveroso. Bella, ma c'è l'oro che è super polveroso, il marrone anche. Bella, ma un po' polverosa. Ma ricordiamoci che Revolution è un marchio low cost, o abbastanza low cost. Andiamo con questa che mi attirano tantissimi i colori, quindi vi prego, non mi deludete. Perché non riesco mai ad aprirla? Aspettate, che tra poco ricompaio. E questa, a questo punto, i pigmenti pressati saranno 1, cioè 1, 3, 4, tutto tranne il 2. Vabbè, proviamo. Questa così mi piace. Questa mi piace assai, assai di più. L'unico che ne vi dico subito così da texture, che non è un pigmento pressato, è il marrone. Ma questa, a mio avviso, è un'ottima palette. Molto bella, molto bella. E se avessi dovuto vederla tipo in negozio o provare a swatcharla o altro, questa probabilmente l'avrei scelta. Anche se è un po' polverosa, ma siamo sempre sul low cost. Ma adesso andiamo alle altre. Fortuna che in un calendario dell'avvento di Sephora avevo trovato le salviettine perché mi stanno servendo davvero tanto, anche per pulire il tavolo. Sì, i miei video sono così. Andiamo con le palette, di cui una mi piace e una non tanto per il colore, ma è tutto normale. Questa è la Spotlight e andiamo a vedere i colori e quella che mi piace di più. Oh, questo come gratta. Guardate. 2, 3, 4 e 5. L'azzurro sapevo già che non mi piaceva, ma mamma mia. Tre, cinque. Molto bella. L'oro ha dei brillantoni dentro, non brillantini, proprio dei brillantoni. Però gli altri colori sono molto pigmentati. Peccato solo per quel celeste che non metterò mai, ma molto belli. Andiamo con la seconda riga, che sono tutti opachi, perché la prima erano tutti shimmer. Vediamo.
Più che opachi, io oserei dire nulli, tranne due, che sono questo e questo, sono un pochino nulli. Ma ci stanno come base per metterci sopra questi glitteroni. Volevo fare l'ultima riga, ma non so dove metterla. Allora, l'ultima abbiamo un color burro che è sempre molto apprezzato e questo rosa che li mettiamo qui. Il color burro e il rosa, un bel rosino, mi piace questo rosino qui, carino. Poi abbiamo due marroni, di cui uno scuro opaco e uno chiaro opaco. Poi mi spiegate perché ho questi fili, ma ho capito, sono della salvietta. Quindi lo scuro lo mettiamo qui e il chiaro lo mettiamo qui. Il chiaro non si vede niente, lo scuro anche. Andiamo con l'ultimo, che è questo marroncino glitter. Bello! Che lo mettiamo qui. Molto bello perché ha un sottotono bronzo. E questa era la palette. Niente male, alcuni colori, molto male altri. Questo dorato è stupendo, ma perde pezzi come se piovesse. In tutto questo vi posso recensire le salviettine di Sephora, se ancora non l'avessi fatto. Rimuovono tutto, non irritano la pelle, non seccano, non lasciano olio. Allora, io direi di andare all'ultima palette. In tutto questo comunque non è che non sono grata a Revolution per avermi mandato questi prodotti, anzi, cioè, ed è tutti i marchi che mi contattano, è sempre un grazie, sempre. Poi ci sono prodotti che mi entusiasmano e altri no, però a volte scelgo di non parlarvene, anche se mi hanno inviato il prodotto perché non mi è piaciuto, e di farne la recensione negativa. Altre volte spacchetto con voi, scopro con voi come se fossi un acquisto in negozio ed è quindi dico, vabbè, proviamoli assieme e poi vi dico se mi piacciono o no. Le palette di prima, quella Quad, una molto bella, queste, boh, i rossetti proveremo. Questa, che è l'ultima palette, Smoky, ci sono colori particolarissimi che alcuni mi piacciono. E altri ovviamente no. Diciamo che non è quella più adatta ai miei toni, ma partiamo con questi. Ci sono tanti verdi che io dico qua sono stupendi, cioè guardate questo è stupendo, però ovviamente che non sono portabili per me. Allora, in questa palette il dorato è molto più meno glitteroso. Guardate questo blu ottaneo, per me è stupendo. Poi ovvio che non sono colori adatti alla mia tipologia di colori, di incarnato, di tutto, però sono stupendi e oltretutto neanche polverosi. Questo qua io mi piacerebbe tantissimo. La seconda fila. Ok, questo è bellissimo. Blu scurissimo con i brillantini. C'è questo verde, questo qui, che per me è meraviglioso. Anche questo non è male.
me è bellissima, assolutamente. Non la userò? No, non la userò perché non mi piace, non sono colori che mi appartengono, tranne un paio, che però ho in altre palette, quindi non ha senso, però bellissimi. Stavo attenta a togliere tutti i brillantini in modo da non contaminare gli opachi. E adesso andiamo con l'ultima fila, che so già non metterò mai, ma credo che sia la palette che qualitativamente mi dice di più. Guardate qua. I blu, questo è meraviglioso. Il secondo, questo qui è meraviglioso. Ci sono dei colori, a mio avviso, meravigliosi. Meravigliosi. Questa palette, adesso finisco di pulirmi, poi la tiro su e vi dico com'è. Se vi piacciono questi tipi di colori, se vi sentite a vostro agio con questi colori, se vi vedete bene perché sono particolari ed è verde assolutamente su di me no. Mi piace da indossare alcuni, cioè, scusate, ma questo verde che non viene via. Ma quale che non viene via? Il primo. Dalla mano sì. Qui sì. Non capisco perché non viene via. Dalla mano, cos'è? Ha impregnato il prodotto? Vabbè, ho l'indice verde e comunque sia, poi mi laverò con olio ed viene via tutto, non c'è problema. Ed il fatto è che la palette per me è stupenda, cioè assolutamente stupenda. Gli altri prodotti li proverò ed è sicuramente, ma questa tra le palette è la Smoky, questa è bellissima. L'altra che mi piace molto è questa, la Red Sky at Night, molto molto bella. Niente, io ringrazio intanto Revolution perché vuol dire che ha visto il mio video o che qualcuno gli ha segnalato, che ho detto che non avevo provato un prodotto, non mi ricordo quale, che ho detto no, non conosco questo marchio e voilà! Anche perché sicuramente ha visto che parlo di prodotti low cost, ci sta. È stato molto gentile, sicuramente lo ringrazio, anche perché ha una buona scelta di prodotti make-up. Non so se fa anche smalti, ma nel caso lo ringrazio. Per il brand, ringrazio per non avermeli mandati ed è niente, gli altri li proverò nel tempo, vi farò sapere, però credo che siano ci stanno belli gli ombretti sono stupendi. E niente, fatemi sapere se voi conoscete questo marchio, se avete provato, come siete trovate, se me lo consigliate, se mi consigliate altri prodotti, guardo online se trovo qualcosa nel caso ed spero sia stata utile ed ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!